Tra metà dell'Ottocento e i primi del Novecento, Cesare Lombroso sosteneva che i criminali si potevano individuare dalle loro caratteristiche somatiche e dalle caratteristiche psicologiche, tra le quali la predisposizione al tatuaggio. Per questo motivo, egli, pur essendo responsabile del pregiudizio nel nostro paese, per cui il tatuaggio è stato considerato per quasi un secolo una cosa solo dei carcerati, in realtà ci ha lasciato una raccolta preziosissima di quelli che erano i tatuaggi a quell'epoca lì. Queste sono delle tavole bellissime fatte fare da Lombroso, in cui ha fatto ridisegnare sulle figure dei carcerati esattamente come erano tatuati sui loro corpi e di ognuno ha scritto il significato dei simboli. Inoltre ci sono queste brocche meravigliose che i carcerati, anche se era proibito, incidevano con gli stessi disegni che poi si facevano tatuare.